Scelgo una cosa che è scritto su Berlinguer. Ma no, mi fai un grosso favore. Bellissimo. Tra l'altro questa, dico solo una cosa, l'ho scritta in occasione, per l'Unità l'ho scritta, in occasione dell'anniversario della sua morte. Questo è un pezzo un po' ambizioso, forse un po' presuntuoso, perché vorrebbe avere, soprattutto nella seconda parte, un qualche, diciamo, una qualche valenza teatrale, diciamo così. Quindi è un po' diverso dalle altre cose. Però non mettermi troppe responsabilità. Hai ragione. Per me di base Berlinguer era un politico timido. Certo, quei tempi che non erano questi, poteva permetterselo. Un politico timido non era un ossimoro naturale, assurdo ed inconcepibile, ma un'eccentricità in qualche modo lo era. Però dire che fosse timido non è esatto, o meglio, non è sufficiente. Berlinguer era timido anche nella sua timidezza. La timidezza lui la portava con pudore. Spesso si vedeva che lo imbarazzava politicamente, si intuiva che stesse pensando il segretario del PC non deve esibire le proprie introversioni. E allora provava a darsi un contegno istituzionale, a volte scandendo meglio le parole, scolpendole con una sorta di solennità sarda, a volte nelle tribune politiche guardando al suo fianco Tatò, che con lo sguardo lo rassicurava timidamente. A quei tempi, che non erano questi, i più stretti collaboratori dei segretari politici potevano permetterselo. Sostenere il segretario con pudiche espressioni facciali e lessicali e non guardandolo come fosse il Signore, l'unto del Signore o male minore il santo patrono. E non parlandolo come fosse lo statista con la S maiuscola, lo statista tutto maiuscolo o meno peggio il fondatore dell'azienda. In particolare fra loro, dico fra Berlinguer e Tatò, c'era una complicità unidirezionale di sguardi sommessi, quelli che partivano flebilmente dal primo producevano quelli che sgorgavano impercettibilmente dal secondo e mai il contrario. Perché timido sì, ma un leader Berlinguer lo era e come? E poi era tante altre cose. Berlinguer era una persona seria. Berlinguer era una persona troppo seria. Berlinguer non era una persona seriosa. Berlinguer era una persona e non un personaggio, una personalità e non un personalismo. Berlinguer era la politica della mia infanzia. Berlinguer era la politica in bianco e nero. Berlinguer era Jader Jacobelli, che lo introduceva senza quasi mai ammiccare, tanto poi arrivava lui che non ammiccava per nulla. Berlinguer era l'austerità dello spirito, nello spirito e nel fisico, nella pettinatura e nelle giacche, e poi nel pensiero politico. Berlinguer era la sinistra italiana quando sembrava che la definizione avesse un senso. Berlinguer era lo strappo da Mosca, coraggioso ma lento, cauto ma ostinato, indefinito ma definitivo, che dentro lo lacerava. Berlinguer era un'incompiuta in pieno corso, una scommessa che si poteva benissimo perdere, una speranza che non si voleva spegnere. Berlinguer era l'eurocomunismo, il compromesso storico, la solidarietà nazionale. Berlinguer erano i progetti ambiziosi e affannosi, le visioni lucidamente opache, il pessimismo della volontà, l'ottimismo della ragione. Berlinguer era l'inizio del titolo di un film di Benigni, quando Benigni diceva molte parolacce, però era poetico proprio come oggi. Berlinguer era Benigni che lo prendeva in braccio con la stessa amorevolezza infinita con cui oggi prende in braccio Dante o Mamet. Berlinguer era un politico in ritardo con la storia e con tutte le qualità per passare alla storia. Berlinguer era una sinistra poco moderna per gli stessi che ora, rievocando con l'impianto, dicono che la sinistra è troppo moderna. Berlinguer era l'opposto di Craxi, l'interfaccia di Moro, il figlio di Pertini, un non consanguigno di Andreotti, un non connazionale di Berlusconi. Berlinguer erano le classi deboli che andavano tutelate e non manipolate, fatte crescere e non rimbambire, educate nelle sezioni e non narcotizzate con le televisioni. Berlinguer era un'idea di società, forse utopistica, forse confusa, ma era un'idea ed era una società. Berlinguer erano gli operai che c'erano e non dovevano sparire. Era la marcia dei 40.000 e la sconfitta di Mirafiori, così terribilmente vincente rispetto alla disfatta di 31 anni dopo. Berlinguer era la sua vita sussurrata, la sua morte gridata, il suo funerale intimo e trionfale. Un dolore potente, dirompente e imponente e timido. Grazie.
allora anche la satira ha un'anima. Ringrazio Giorgio per la lettura che mi ha toccato profondamente, grazie. Grazie a te.